Ciao ragazze, allora oggi video in collaborazione con due mie carissime amiche, Carmela del canale Non Fashion and Beauty e Federica del canale Dery Bruno qui su YouTube. In questo video vi mostreremo, penso anche per Federica e Carmela, se è la prima volta, un prodotto un po' diverso dal solito rispetto agli standard del canale, ovvero la Sexy Box. Bene, dopo la stronzata di prima, vi parleremo di questa box. La giro, ragazze, perché c'è diciamo il coso con tutti i miei dati personali sopra. Comunque, è una box che costa 39 dollari, se non erro, sul loro sito che vi lascio giù nell'info box. Praticamente è una scatola normale, vi arriva così con la carta, diciamo, rossa. E praticamente è una box che costa 39 dollari. Dovevano mandarmi un codice sconto per voi del 40%, però ho controllato sul sito e praticamente c'è già, diciamo, il 35% di sconto. Adesso costa 24 dollari e 95, se non erro. Non c'è il rischio di dogana perché a me è arrivata in una settimana, pensate, davvero velocissima. Devo dire che i prodotti, diciamo, sono davvero molto, molto validi. Potete scegliere vari. Allora, cioè, i completini non li potete scegliere, però potete scegliere le taglie che vanno dalla XS alla 3XL. Io ho preso una XL per quello, insomma, la mia box l'ho scelta taglia XL ed è la box di febbraio, credo, sì. E praticamente nella box di febbraio ho trovato questo corpetto che mi vedete indossato ovviamente per mezzo busto per l'anteprima di questo video. Ho fatto un'anteprima un po' tipo Trisha, che è una ragazza americana bionda, super super prorompente, sembra una Barbie in versione curvy, davvero simpaticissima. Non capisco un cazzo di quello che dice, vi sono sincera, però io la guardo perché è molto molto carina, simpatica, divertente. E comunque ho fatto un'anteprima un po' e indosso questo corpetto, cioè questo baby doll, che praticamente è incorporato di reggiseno perché è bello imbottito ed è fatto con, vedete, questi nastrini di pizzo viola, molto molto carino. È lunghetto, vedete, tipo, diciamo, baby doll proprio. E porta, le mutande, ragazzi, sono enormi perché la XL, diciamo, di corpetti mi va bene, però la mutanda è davvero enorme. Infatti non so come cacchio devo fare per mettermela perché secondo me la devo far stringere, oppure non lo so, è enorme, vedete, oddio, è enorme, vedete, è veramente enorme. E dietro è fatta tipo così, col filo. È fatta bene anche lo slippino, vedete, devo dire che sono di qualità, i prodotti all'interno. Io sinceramente mi aspettavo quelle classiche sottanine di quei tessuti super super cinesi che diciamo sono immettibili. Invece devo dire che sono fatti veramente molto molto bene i tessuti. E poi mi hanno spedito il corredo nuziale, io lo chiamo. Allora, è molto molto carino, per carità. Allora, secondo. Ci vuole un attimo. Questo ovviamente non ve l'ho fatto vedere, non l'ho indossato per l'anteprima, perché ovviamente va portato come si preferisce, o con il reggiseno o senza reggiseno. Però onestamente è molto più sexy secondo me senza reggiseno, quindi ovviamente non l'ho indossato. Però è fatto in questo modo, vedete? È a triangolino incrociato dietro, non so se riesco a spiegarmi. Comunque va messo tipo incrociato. È fatta a baby doll anche questo prodottino qua, vedete? Con un buchettino qui molto molto sexy. Ovviamente questo lo metterò quando perderò qualche altro chilo, perché onestamente mi sono un pochettino ingrassata e non è che mi stia molto bene, diciamo, con questa cosa aperta. Comunque lo indosserò sicuramente quando mi dimagrirò. Speriamo di riuscirci. E poi porta anche qui il perizomino, che perizomino non è perché anche questo è immenso, vedete?
Cioè, mi rendo conto che le americane ovviamente sono un po' più in carne di noi, però veramente è enorme. Cioè, infatti devo vedere di stringerlo, oppure praticamente voglio fare una roba di questo tipo, vedete? Li voglio cucire così, ci metto tipo due punti, me lo faccio fare da mamma, insomma, perché è molto carina lo slippino. Molto molto bellino, ovviamente made in Cina e sono tutti completi, il 90% nylon e 10% spandex, che credo sia un tessuto elasticizzato, insomma, perché i vestiti che vendo, l'elasticizzato, almeno nel mio settore, lo chiamano così, quindi credo sia questo. E niente ragazze, questa è la Sexy Box. Ho accettato la collaborazione, sono stati loro a contattarmi. Io in un primo momento non sapevo che cos'era sta cosa. E ho detto sì, va bene, vi accetto. Comunque sono robe che ti arrivano gratuitamente, cioè è inutile che stiamo qui a essere ipocrite. Ti contattano, è ovvio che accetti qualsiasi cosa sia. Mi sono accertato ovviamente che non erano aziende del tipo vibratori o robe del genere, visto che era lingerie, e quindi ho accettato la collaborazione. Mi sono arrivati questi due completini molto molto carini. Devo dire che è un'idea simpatica rispetto alle solite box di beauty o altre tipologie di cose. Sono molto molto carine, i completi sono molto molto carini e di qualità. Quante volte l'ho detto molto molto carini e di qualità? Una cosa simpatica, da provare così. Sono quei classici abbonamenti che voi potete disdire in qualsiasi momento. La cosa che mi ha stupito, vi ripeto, è la velocità della spedizione, perché in una settimana, vi ripeto, stava da me il pacco, davvero super super veloci. E per il costo comunque che ha la box, che è tipo 24 dollari, che sarebbe un 20 euro, comunque sono prodotti che vi arrivano dall'America, compresi di spedizioni, secondo me è davvero un ottimo ottimo prezzo. E niente ragazze, se vi va andate a dare un'occhiata al sito della Sexy Box. Vi lascio giù nell'info box i contatti dei canali delle mie carissime amiche Carmela e Federica, Carmelita e Dani Bruno. E nulla, vi mando un bacione, spero che questo video vi ha divertito, soprattutto il mio teatrino iniziale. E nulla, ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao ragazze!